Ok, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, bentornati a casa mia. Oggi un video totalmente a caso, fuori programma, improvvisato, per raccontarvi una cosa assurda che mi è successa settimana scorsa. Quando sono sceso a Roma per questa attività volta alla promozione dell'uscita del film di Uncharted e come forse avrete visto dal titolo e dalla copertina, no, non è un clickbait, ho incontrato Tom Holland. Abbiamo realizzato un video in cui c'è anche Tom Holland che è il protagonista del film. Il video me l'hanno mandato poche ore fa, adesso sono le 23:43, mentre sto registrando, sono scappato a casa e ero a Piacenza perché questa ve la devo troppo far vedere. Quindi ora vi metto il video completo montato e poi vi racconto per bene tutto quello che è successo. Ragazzi, mi è arrivato questo pacco gigante misterioso da Uncharted il film. Scopriamo che c'è dentro. È una cassa di legno. È un invito a una caccia al tesoro. Un taccuino. Wow, uno zippo. Una bussola. Non può mancare il gioco. Questa è una cartolina. Sembra la cupola di San Pietro. Una torcia. Ah, una torcia UBA. Uno zaino. Ma soprattutto c'è questa scatola. Ok. Penso che questi numeri potrebbero essere delle coordinate. Zio! Ciao! Ma che ci fai qua? Ma scusa, sono le stesse coordinate che ho io. Ma per la caccia al tesoro? Sì, ho anche la cartolina. Che dice la tua? Vai oltre quello che vedi. Affronta la conoscenza in tutti i suoi aspetti. Quindi? E quindi Istituto Nazionale di Studi Romani. Penso sia qui. Apro? Vai. Ah, guarda che bello qui. Stupendo. Bello vero? Il chiostro. Magari andiamo in quella direzione verso il cupolone. Giù in fondo. Guarda. Una busta? C'è una busta. La prendiamo? Dai, prendila tu. Il vostro viaggio è appena iniziato, ma il primo enigma è già passato. Per trovare la prossima tappa, affidatevi a questa mappa. Superate il gran cortile, salite le scale e andate oltre gli angioletti per raggiungere la stanza dei cassetti. Quello giusto è solo uno e per la soluzione che vi lega, basta che prendiate la giusta piega. Ah, c'è qualcosa. Ah, piega! Giusto. AC. Andiamo alle scale? Sì. Andiamo alle scale, d'altro. Permesso. Beh, i cassetti ci sono. Cassetti ci sono. Sì. AC, AC. AC? AC? Sì. Sei pronto? Aprite, dai. C'ho qualche trappola. Appunto, aprite. Due torce. E? Un foglietto. Vado? Sì. Per scoprire la prossima tappa da illuminare, recatevi dove la città eterna ebbe la sua nascita. Andiamo, va. Andiamo. Ma, cioè, dov'è che nasce la città eterna? Non lo so. Ma certo, la lupa, no? Dove nasce Roma, per forza. E dove c'è una pergamena? Eh beh, è tutto nelle due mani. Dammi una mano. Allora, lupa. Lupa, noi siamo qua. Circo Massimo. Bocca della Verità. Cave. Oddio. Guarda qua. Andiamo. Ma domanda, dov'è che siamo finiti? Queste sono le cave e direi che non c'è dubbio. Bel posto, eh. Non ci vivrei, però carino. Però mi sembra il posto ideale per nascondere un tesoro, quello sì. Eh sì, bello all'umido. C'è una roba. Oh, uno scrigno. Oh, il tesoro, dai 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 che siamo ricchi, siamo ricchi. Dai dai dai, l'abbiamo trovato. Sei pronto a diventare ricco? No. C'è un lucchetto? Sì, c'è un lucchetto e ci sono due simboli che sembrano segni zodiacali. Scorpione e Sagittario. E quindi? Non lo so. Mi ricordo che in Uncharted 4 c'era un enigma simile. Ci abbiamo un gioco? Proviamo ad aprirlo, no? Faccio io, che sono del mestiere. Siamo un passo da diventare ricchissimi. Sei pronto? Vai. C'è un indizio. C'è un indizio. Allora, vediamo un po'. Ah, segni zodiacali e simboli. C. Il numero romano è 100. E l'altro? Ah, dici così? 2. 102. 102? Potrebbe essere la combinazione. Vado? Deve forziare. Era 102. Si è aperto. Sei pronto? Senti il profumo di so. Niente. C'è un altro indizio. C'è una foto. Ah, delle coordinate però. Dovremmo seguire le coordinate. Dai, andiamo, che siamo finiti. Dai. Che dici? Qua c'è la bocca della verità. No, forse di qua.
bel posto è questo qui. Dalla foto sembrerebbe di sì. Però gli indizi? Finisce qua. A meno che non ci sia qualcosa che non vediamo. Che prendiamo? La torcia. Torcia. Proviamo a vedere se appare qualcosa. Ecco! Sì. Da questo punto l'amicizia ti farà trovare la strada. Uno fermo e l'altro vada. Ci sono delle indicazioni. Uno va e l'altro rimane. Mi guidi da qui? Sì, vai, vai. Scendi giù e io ti coordino qui dall'alto. Ok, ci sono, zio. Sono al punto che indicava la X o anche la bussola? Fai 10 passi a nord. Ci sono. Ora fai 3 passi ad ovest. 2 e 3. 15 passi sud. E infine 7 passi est. E sei arrivato. Ho trovato qualcosa, vieni giù. Oh. Eccomi, eccomi, che hai trovato? Guarda qua. Letterina. Oh. Sì, una fiamma. Segui la strada verso. Manca una parola. Sì. E allora accendina. Il giardino proibito. Segui la strada verso il giardino proibito. Se nel paradiso per gli occhi, troverai risposta in una miscela senza tempo. Ma adesso il giardino proibito dove lo andiamo a cercare? Non ho la più pallida idea. Dove vuoi andare? Vuoi andare all'Hotel Eden? Ma Hotel Eden, giusto? Vai! Siamo arrivati, il giardino dell'Eden Hotel. Il giardino dell'Eden, Eden, però sì. Io tesori non ne vedo. Povero, sono ancora povero. Sì. So. Ciao, guys. I hope you enjoyed your adventure today. A little secret, I actually set it up to test you guys. So would you like to know what the treasure is? Yes. Yeah. The treasure is your experience, the adventure, you know, exploring places you haven't seen before. You know, and listen, if you go and see Uncharted in cinemas on February 17th, there's a whole lot more to explore. What would you like to drink? Negroni for me. Negroni coming up, mate. Chin chin. Ma hai ma... visto anche tu quello che ho visto io? Sì, ma questi? Uncharted dal 17 febbraio solo al cinema. Good choice, I recommend it. Ehi, ragazzo, un po' giovane per fare il barman, no? Un po' vecchio per il ballo, no? Dovete girare le chiavi in senso orario insieme. Ah! Grazie, mi avete quasi ammazzato! In senso orario, Sally! Era 50 e 50, ho tirato a indovinare. Chiaramente. Beh, che dire, il video è venuto una figata ed è una prova tangibile del fatto che ho davvero beccato Tom Holland. Guardate che devo fare una faccia per la copertina, tipo... Che imbarazzo le copertine degli youtuber. Comunque adesso vi racconto tutto. Insomma, mi hanno contattato per promuovere il film. Sono sceso a Roma, ho fatto un tampone e alla sera ho partecipato all'anteprima stampa di Uncharted. Assieme a me c'era anche quello che sarebbe stato il mio compagno di avventure per la giornata seguente, ovvero Mike Sciosha, che io non beccavo da tipo 6 anni. Da quando ci siamo conosciuti sono stato mega felice di rincontrarlo. Finito il film, sono tornato in hotel. Mi hanno preso un albergo incredibile davanti al Colosseo, che all'ultimo piano aveva questa terrazza dalla quale ho potuto ammirare il Colosseo che veniva illuminato dalla luce dell'alba, perché abbiamo iniziato praticamente all'alba a lavorare, dato che tutto il video che avete visto è stato registrato in un giorno solo e avevamo i tempi strettissimi perché a un certo punto avremmo dovuto incontrare Tom Holland. E questa cosa del cameo di Tom Holland inizialmente era in forse, poi mi hanno detto guarda che sì, cioè ci sarà anche Tom Holland, quindi io ero gasatissimo, però prima abbiamo dovuto registrare tutto il resto del video ed è stata una figata perché mi hanno portato a vedere delle location romane stupende, la mia preferita quella delle cave, cioè non mi immaginavo che a Roma ci fossero queste grotte così belle. Pazzesco il fatto che quando scendi ed entri nelle grotte, cioè c'è tipo proprio una porta che dà sulle grotte, un arco, un ingresso, c'è un muro di escursione termica oltre il quale 17 gradi costanti tutto l'anno e un livello di umidità che ti fa sentire un po' a Chiang Mai la sera. Anche il mitreo del Circo Massimo, posti stupendi, quello credo che non sia neanche accessibile al pubblico. Dopo che abbiamo passato l'intera giornata a registrare senza fermarci un secondo, arriviamo alla location finale, ovvero quella del bar che avete visto nella conclusione del video. Ero un pochino agitato, ma non
tanto per lui in sé, per il fatto che comunque dovevamo fare una nostra piccola parte e non la volevo sbagliare davanti a lui, che è un attore di Hollywood. Io non sono un attore, sono preso dalla strada. Poi, cioè, quando mi incontrate al vivo e mi dite sei identico ai video, perché io sono così, cioè non puoi mettermi davanti a Tom Holland e pretendere che non la sbagli. Però non l'abbiamo sbagliata, l'abbiamo fatta bene, abbiamo provato un attimino e poi è arrivato lui con tutta la sua crew. È venuto lì da noi, mi ha salutato, mi fa ciao guys. Poi si è fatto microfonare, è andato dietro il bancone del bar, il fratello l'ha filmato mentre sciabolava una bottiglia di vetro di non so che cosa, poi ha registrato la parte con noi. Dopo 2 o 3 take è venuta perfetta, noi siamo stati bravissimi a fare quello che abbiamo fatto, poco o niente. Poi quando ha finito si è tolto il microfono e ha continuato il suo tour per l'Europa per la promozione del film, perché lui comunque ha fatto questa cosa con noi ma aveva pochissimo tempo a disposizione. L'altra persona che avete visto all'interno del video era il regista, quindi oltre al protagonista di Uncharted il film ho beccato anche il regista, che ha fatto un brevissimo cameo. Poi abbiamo registrato tutte le altre parti e quando abbiamo finito sono scappato come un fulminato all'aeroporto di Fiumicino. Forse qualcuno di voi che mi segue si ricorderà, cioè mi avete salutato, ciao human, io che correvo per prendere il volo perché lo stavo perdendo, e sono rientrato a casa e sono rimasto così a fissare il telefono in attesa che mi mandassero una qualsiasi prova fotografica del mio incontro con Tom Holland per farlo vedere a chiunque. No vabbè, comunque sono stato mega contento di questa cosa, cioè è stato un progetto veramente bello, cioè Roma pazzesca, come sempre avrei voluto fermarmi di più ma sono veramente incasinatissimo con il lavoro, anche perché mentre state vedendo questo video probabilmente sarò già in Bulgaria, però cioè è stato assurdo. Però ci tenevo a farvelo vedere anche qui su YouTube, perché comunque se arrivo a fare queste cose così assurde è merito vostro che mi seguite, perché alla fine io sono un pirla qualsiasi che 10 anni fa ha iniziato a fare video su YouTube di una qualità bassissima, non ero neanche capace, e adesso sono in un video con tipo la star di Hollywood del momento. Perciò andate a vedere Uncharted al cinema e quando è arrivato Holland dite Nicola ha fatto un video con lui, così gli altri vi dicono shh, non si parla al cinema. E insomma ragazzi, non è la prima star di Hollywood che incontro. Se mi seguite da tanto tanto tempo vi ricorderete che ne ho incontrata un'altra. Scrivetemelo qua sotto tra i commenti, vediamo se qualcuno la indovina. E per il resto niente, spero che questo video così extra vi sia piaciuto e ci vediamo come al solito alla prossima avventura.